A 8 chilometri dal traguardo di Europa, a Marco Pantani si rompe la catena. Mentre lui si ferma per ripararla, davanti scappano via in 49. A quel punto nasce l'ennesima impresa del pirata, che li raggiunge e li supera tutti, uno a uno. Una delle pagine più belle della leggenda di Marco Pantani. Gentili signore e signori, buongiorno. 50 chilometri percorsi, ne mancano 93 alla conclusione di questa 16ª tappa da Racconigi a Europa. Chilometri il percorso totale, gruppo. Mancano 30 chilometri alla conclusione di questa 15ª tappa da Racconigi ad Europa, i chilometri sono 143, mentre scatta José Manuel Uria González e poi Pascal Michel. Dieci chilometri ancora prima della conclusione. Mentre si sono staccati Fagnini e Piccoli. Linea a Bulbarelli. Sì, oltre a Fagnini, Piccoli anche Secchiari, Calcaterra e vedo anche Guidi. E adesso risaliamo assieme alla macchina della giuria. Proprio in questo momento il gruppo Maglia Rosa, 10 chilometri al traguardo. Ha forato Pantani. Attenzione, Pantani fora. Un momento. E non riesce importante. Vediamo che. No, non aveva forato. Salto di catena. Sì, sono proprio alle spalle della maglia rosa. È stata l'assistenza Shimano a dargli la bicicletta. Adesso è arrivato anche Beppe Martinelli. Un momento veramente critico questo. Pantani ha forato e uscivamo da delle stradine in cui le ammiraglie non potevano stare a contatto col gruppo. Adesso ha ripreso Pantani, ecco, lo stanno aspettando Velo e anche Borgheresi. Secondo Quindi me. Quindi vediamo se rientra Marco Pantani, mancano 8 chilometri e mezzo al traguardo. Sentiamo la ricostruzione del fatto da parte di Davide Cassani. Secondo me non ha forato, secondo me ha avuto un salto di catena perché l'abbiamo visto lavorare al cambio dietro. Forse nel momento che ha messo la catena dal 39 al 53 c'è stato questo salto di catena, ma ecco. Ed ecco, adesso avremo la conferma se è giusta la tesi di Cassani. Ha messo un rapporto, eccoci, salto di catena. Bulbarelli. Sì, sì, confermo, ho appena parlato con il meccanico che in pratica l'ha rimesso in strada ed è stato un salto di catena. Tutta la Mercatone, ma la Mercatone 1 adesso indietro, c'è anche Podenzana, Velo, Zaina e sono tutti con Pantani. Non ha perso tantissimo, ma una trentina di secondi penso proprio di sì. E Jalabert stanno tirando a tutta, ho calcolato ad occhio quant'è il loro vantaggio rispetto a Pantani in termini di metri, in termini di spazio, e dovrebbe essere di almeno 300-400 metri. Adesso Marco Pantani sempre con il preziosissimo aiuto di Velo, che è l'ultimo a mollare, ha già perso contatto anche in Zaina, ha raggiunto oltre ad Axelson anche Cepe Gonzalez, è in crisi ancora una volta Jimenez e ha perso contatto anche Noè. Comunque oramai Pantani vede i fuggitivi, è proprio in coda al gruppetto. Sta recuperando Pantani ha superato l'impasse, ha superato il momento difficile, un momento difficile forse più a livello psicologico che a livello gambe. Un finale veramente molto bello ed eccoci che Pantani si sta riportando nella scia di Dotti e di Jalabert quando mancano 5 chilometri alla conclusione.
l'andatura è sempre fatta da Jalabert. Eccoci con Pantani. Pantani che ha raggiunto Savoldelli, De Paoli, poi vediamo anche Clavero e in testa questo gruppetto Simoni. Allora e la situazione, Eras, lo spagnolo al comando, poi c'è Jalabert, poi vedete Gotti con Miceli, mentre Pantani marca stretto il suo più diretto avversario in classifica generale, vale a dire Savoldelli che è a 53 secondi, mentre ha dei problemi Kamenzin. Eccoci con Jalabert ed eccoci in difficoltà Eras, ed è Jalabert che lo raggiunge. Jalabert ieri in crisi, ora si porta al comando. È a 15-20 metri da Ivan Gotti. Con Pantani ci sono Clavero, Savoldelli e Simoni. Eccolo là, Gotti sta per essere raggiunto. Gotti è con Miceli. Non più di 20 metri separano i grandi rivali di questo Giro d'Italia. A voi. Allora la situazione, vedete, Savoldelli e Pantani. Pantani rinfrancato, parte, ha avuto un attimo di difficoltà, ha superato questa crisi psicologica più che fisica, ed eccolo là Pantani ormai lanciato all'inseguimento tra Jalabert e Gotti, 6 secondi, ma ecco che arriva Pantani, riscatta ancora Pantani, marcato stretto da Savoldelli. Eras è stato ripreso, Jalabert solitario al comando. Pantani si è riportato nella scia di Gotti e di Miceli, ha recuperato 40 secondi ed ora riparte. Può anche nella scia di Jalabert e riparte. Incredibile. Jalabert lo controlla, scatto in progressione di Pantani, una grandissima azione, dobbiamo dire, una tappa veramente splendida. Aggiornamento, 2,5 km al traguardo, il vantaggio di Pantani su Miceli era di 16 secondi, aumenta anche il vantaggio sul gruppo Gotti, Simoni, Clavero e Savoldelli e sale a 28 secondi, 28 secondi a 2,5 km dal traguardo. Quando la salita è dura nessuno riesce a stargli a ruota, anche con un handicap di 30-40 secondi all'inizio della salita è riuscito a riprendere tutti e a staccarli, tutte le volte che ne prendeva uno lo staccava, e siamo ormai in vista del traguardo per Pantani. Ed ecco Pantani ormai nel fondo al rettilineo, occhio al distacco, mentre vedete il tempo totale, Jalabert ormai rassegnato alla sconfitta, ma una sconfitta con estrema dignità. Pantani scatenato, Pantani in vista del traguardo finale, eccolo là in fondo al rettilineo, ancora sui pilali, scatta ancora Pantani, eccolo, tifo da stadio qui a Europa, un tifo da stadio calcistico. Pantani non si rialza, non molla sino al traguardo e poi si concede l'alzata delle braccia. Do you